Abbiamo visto forse la tua miglior versione di quest'anno nel secondo tempo con il Picerno. Sei entrato con grandissimo piglio da capitano e hai suonato la carica a una squadra che poi ha dominato i secondi 45 minuti. Ma sì, io cerco sempre di entrare col piglio giusto, poi tutte le partite sono diverse, tutte le condizioni sono diverse. Eravamo anche in una fase molto offensiva della partita perché eravamo sotto di due gol, quindi dovevamo recuperare per forza, però diciamo, sotto l'aspetto personale cerco sempre di dare il massimo sia da subentrante che da titolare, quindi questa volta è andata bene, siamo riusciti a recuperare la partita, potevamo anche vincerla, però credo che alla lunga il pareggio sia stato il risultato giusto. Ti manca solo il gol da un punto di vista personale. Ma sì, il gol mi manca, però credo che in questo momento, in questo periodo della stagione soprattutto, credo che il risultato venga davanti a ogni altra cosa. Abbiamo un obiettivo che stiamo per raggiungere, ce la stiamo mettendo tutta per raggiungerlo il prima possibile, e poi se ci sarà tempo di togliersi delle soddisfazioni personali, lo faremo di seguito. Sabato a Brindisi si può davvero forse archiviare il discorso salvezza contro una squadra che probabilmente è davvero l'ultima spiaggia. Ma sì, noi guardiamo sempre il nostro, dobbiamo andare al massimo contro tutti, che si chiami Brindisi o che si chiami Juve Stabia, noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, cercare di fare quei 5-6 punti che mancano per una salvezza matematica e poi se ci possiamo togliere delle soddisfazioni ce le toglieremo. E ora dentro quello spogliatoio si parlerà dell'obiettivo playoff. No, assolutamente no, non è nella testa di nessuno, fortunatamente, c'è solo l'obiettivo salvezza. Nessuno ha mai pensato di poter entrare nei playoff il prima possibile, anzi, non sento mai questa parola dentro lo spogliatoio. So solamente che raggiungere la salvezza il prima possibile è la cosa che teniamo di più di tutti. Quindi, salvezza tranquilla è l'obiettivo primario.